amici di Storie Fuori Gioco, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la webserie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili del mondo del calcio. In questo nuovo appuntamento approfondiremo una storia che non tutti conoscono e che rappresenta un caso unico nel calcio mondiale. Le coppe nazionali hanno spesso raccontato storie sorprendenti, soprattutto all'estero, dove le squadre inglesi, francesi e spagnole devono vedersela nei primi turni contro formazioni che fanno parte dei campionati dilettantistici. In questi giorni è salita alla ribalta l'impresa del Marine, la formazione di ottava divisione che nell'FA Cup inglese se l'è vista contro il Tottenham di José Mourinho. In Francia fece scalpore la storia del piccolo Calais, che arrivò a pochissimi minuti dal trionfo in Coppa di Francia. Ma c'è stato solo un caso in cui la particolare formula della Coppa portò una formazione a scontrarsi contro se stessa. Scopriamo com'è stato possibile raccontando la storia di Real Madrid contro Real Madrid, l'incredibile finale di Coppa di Spagna che si giocò nello scontro tra lo stesso club. In diversi campionati di spicco europei, le cosiddette squadre B sono un'istituzione e spesso possono contare anche su un discreto seguito di tifosi. Si tratta di squadre riserve, spesso con una soglia under 23, che partecipano ai campionati minori. In Italia una volta c'era il campionato De Martino per giovani e seconde linee, poi sostituito dal campionato Primavera, che ha assunto però i crismi di un vero e proprio torneo giovanile. All'estero è diverso, le seconde squadre partecipano ai campionati equivalenti alle nostre Serie C e Serie D, anche se a volte riescono a issarsi fino alla seconda divisione. Il sistema di seconde squadre più radicato e celebre è senza dubbio quello spagnolo, in cui le filial giocano in piccoli stadi dedicati e c'è una regola ferrea: le squadre B non possono giocare nello stesso campionato dei grandi. Tra le filial dalla storia più ricca, quella del Real Madrid merita una menzione a parte. Si tratta dell'unica seconda squadra che avrebbe acquisito il diritto di disputare la Liga Spagnola, precisamente nella stagione 1983-84, quando la formazione guidata dalla cosiddetta Quinta del Buitre trionfò nel torneo di seconda divisione. Primi in classifica con 5 gioielli che si sarebbero distinti poi, partendo dal settore giovanile delle Merengues, come astri di prima grandezza del calcio internazionale. Miguel Pardesa, attaccante che diventerà una bandiera del Real Zaragoza, 12 anni e una Coppa delle Coppe con la formazione aragonese dal 1985 al 1997. Manolo Sanchis, roccioso difensore che collezionerà 18 anni ed oltre 500 presenze nel Real, oltre a 48 caps nella nazionale spagnola. Rafael Martin Vázquez, centrocampista raffinato che arriverà anche a vestire la maglia del Torino in Italia. E poi José Miguel Martín del Campo, meglio conosciuto come Michel, uno dei più straordinari centrocampisti spagnoli di sempre. E soprattutto il capo della banda, Emilio Butragueño, il bomber per eccellenza del Real e della nazionale spagnola degli anni 80, il crack della sua generazione. Con una squadra così, composta da futuri campioni ventenni, andare a vedere il Real Madrid B, che negli ultimi anni ha riacquisito l'antica denominazione di Real Madrid Castiglia, era uno spettacolo assoluto, quasi superiore a quello della prima squadra. Ma con il Real saldamente ancorato ai vertici della Liga, per il Castiglia la promozione del 1984 fu solo platonica. In Coppa del Re, invece, il discorso è diverso, visto che le filial possono anche scontrarsi con le prime squadre senza causare conflitti di interesse. E l'impresa più bella della sua storia, il Castiglia, riuscì a compierla proprio in Coppa di Spagna nel 1980, qualche anno prima dell'avvento della Quinta, arrampicandosi fino a una storica finalissima, unica filial capace di raggiungere un traguardo di questo tipo. Ironia della sorte, l'avversario della finalissima al Bernabéu fu proprio il Real Madrid dei titolari e quella finale si risolse in un confronto tra giovani e veterani. Anche se nel cammino in quella coppa il Castiglia era riuscito a stendere autentici giganti del calcio spagnolo anni 80, come l'Athletic Bilbao o la Real Sociedad, il Real titolare riuscì a spadroneggiare con un largo 6-1 nella finalissima senza farsi sfuggire la coppa. O meglio, si fa per dire, visto che comunque il titolo sarebbe finito nella bacheca del club. Ovviamente quella finalissima di Copa del Rey si giocò al Santiago Bernabéu e a vincere fu... bravissimi, il Real Madrid.
Scherzi a parte, a segnare per la prima squadra furono Juanito con una doppietta, poi Santillana, il futuro tecnico campione del mondo con la Spagna Vicente del Bosque, e poi Sabido e García Hernández, mentre il Castilla andò a segno con Alvarez. Fu una vera festa del madridismo, anche se forse i ragazzi della squadra B ebbero qualche timore reverenziale in più di fronte ai campioni che affrontavano praticamente ogni settimana in allenamento. Inoltre, spesso in caso di assenze, i giocatori del Castilla erano chiamati a rinforzare la rosa della prima squadra. Fu davvero un evento unico con la stessa squadra che aveva affrontato assieme una stagione di campionato, chiamata a giocarsi una finale di Coppa. Ma nonostante la sconfitta, per il Castilla c'era comunque un regalo garantito. Con Real campione di Spagna e dunque chiamato a giocarsi la Coppa dei Campioni nella stagione successiva, che i Blancos andarono vicinissimi a riconquistare perdendo la finale contro il Liverpool, nel 1980 la filial si guadagnò il diritto di disputare la Coppa delle Coppe 1980-81. Il Real Madrid resta dunque l'unica squadra ad aver iscritto due formazioni contemporaneamente in una stagione delle Coppe Europee. L'avventura continentale del Castilla si risolse in un infuocato sedicesimo di finale contro gli inglesi del West Ham, che a Upton Park ribaltarono il 3-1 del Bernabeu, gol di Paco, Balin e Sidon per la filial, con un 5-1 maturato nei minuti di recupero, all'89esimo si era sul 3-1 e con i supplementari all'orizzonte. Una partita che a sua volta racchiuse grandi particolarità. Innanzitutto fu uno scontro tra club che militavano entrambi in Serie B. Oltre al Castilla, che come detto poteva affrontare al massimo la seconda divisione spagnola con Real nella Liga, anche il West Ham giocava infatti in quella che è l'attuale Championship. Ma era comunque in Coppa delle Coppe perché era riuscito nell'impresa di vincere la FA Cup nella stagione precedente. Inoltre, la partita di ritorno a Londra si giocò a porte chiuse perché nonostante la sfida fosse contro una squadra B, che non era il vero Real Madrid, i tifosi del West Ham si resero protagonisti di disordini nel match d'andata che portarono alla squalifica del campo. Gli Emmers dominarono con i gol di Pike, Cross e Goddard, ma un Eurogol di Bernal sembrava dover portare la partita ai supplementari, prima che gli inglesi riuscissero, come detto, a dilagare grazie ad altre due reti di Cross, che realizzerà dunque una formidabile tripletta. Fu comunque un'esperienza straordinaria per quei ragazzi e per il Castilla, che visse, come detto, pochi anni dopo, l'epopea della quinta del buitre. Anni epici che il Castilla spera di rivivere, basti vedere che in questa stagione, col Bernabéu in ristrutturazione, lo stadio Di Stefano all'interno della Ciudad Deportiva del club è stato teatro delle partite in Champions League della squadra. Dunque, oltre a due squadre, il Real è l'unico che può anche vantare due stadi europei. Una vera leggenda. Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!